È davvero possibile abbassare l'audio della traccia musicale senza aggiungere 1000 keyframe? Sì, è possibile e oggi scopriremo come regolare automaticamente il volume di una traccia musicale quando c'è una traccia audio con il parlato, una tecnica chiamata audio ducking. Per cominciare, apri DaVinci Resolve e aggiungi la registrazione con il parlato alla traccia 1 e la musica sulla traccia 2. Premi play per far partire la traccia audio e noterai che entrambe le tracce hanno un volume di meno 10 dB. Che puoi vedere nel mixer nell'angolo in basso a destra dello schermo. In passato, per abbassare il volume della musica, mentre qualcuno parlava, si dovevano inserire molti keyframe manualmente, alzando e abbassando il volume della musica. Questo processo richiedeva molto tempo, ma oggi vedremo come farlo automaticamente. Vai nella sezione audio di DaVinci Resolve chiamata Fairlight e avvia l'audio premendo la barra spaziatrice. In questa schermata vedrai le due barre in alto a sinistra che mostrano il volume di entrambe le tracce a meno 10 dB. Per automatizzare il processo useremo la sezione Dynamic per entrambe le tracce. Nella Dynamic della traccia 1 attiva il compressore e poi abilita Send. Nella Dynamic della traccia 2 attiva il compressore e poi Listen. Così facendo la traccia 2 ascolterà la traccia 1 e abbasserà il volume automaticamente quando necessario. Per far sì che la musica venga abbassata automaticamente dobbiamo sistemare Threshold, Attack e Release. Regola Release a 4000 millisecondi e Attack a 0,70 millisecondi. Queste impostazioni permettono al compressore di attivarsi non appena viene rilevato il parlato nella traccia 1 e di aumentare il volume con Release dopo 4000 millisecondi quando il parlato finisce. Impostando Release a 4000 millisecondi eviti che il volume aumenti troppo rapidamente durante le pause nel discorso. Ora dobbiamo decidere di quanto abbassare il volume della traccia 2 quando la traccia 1 è attiva. Clicca nella sezione Dynamic della traccia 2 e abbassa Threshold a meno 40 dB. Noterai che il volume della traccia 2 inizia a meno 10 dB e viene automaticamente abbassato quando la traccia 1 è attiva, per poi aumentare nuovamente dopo 4000 millisecondi una volta che il parlato finisce e si abbasserà di nuovo quando la traccia 1 inizierà a parlare. Ora apri la sezione Dynamic della traccia 2 e premi play o la barra spaziatrice e vedrai che il compressore funziona perfettamente, comprimendo il volume della traccia 2 quando la voce della traccia 1 è attiva. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e segui il canale. Nel video qua sopra ti mostro come registrare l'audio direttamente in DaVinci Resolve.